sicuramente noi dovremmo presidiare tutte le fasi di questo processo, perché sappiamo benissimo che la fase di finanziamento, la fase della progettazione è la prima fase. Da ex sindaco so benissimo che poi il cavillo burocratico è in agguato e il ritardo può sempre accadere, quindi monitoreremo fase per fase per fare in modo che la tempistica sia rispettata, perché da questo punto di vista non possiamo permetterci chiaramente dei ritardi per le ragioni che sono già state espresse da chi mi ha preceduto. Io però voglio fare anche un'altra considerazione della gravità di quello che è accaduto oggi e rispetto anche a quello che ci chiese al funerale la moglie di Bertini, e cioè che voleva due cose. Che non vuole solo commemorare la scomparsa di Claudio Bertini, ma è l'esempio di un territorio che assume la consapevolezza di quello che è l'importanza del bene comune, che non deve vedere divisioni tra appartenenze politiche diverse. Io continuerò a seguire questa vicenda e altre, così come ho fatto dalla sera del 28 ottobre, quando c'è stato il crollo di questo cavalcavia. Tre osservazioni a cui seguiranno ovviamente dei miei impegni. Io spero di dover fare un'altra, direi, queste pubblicità, questa assemblea, per cercare di riportare attiva l'attenzione questo problema del nostro ponte. Io spero di vedervi tutti, anche più numerosi, il novembre del 2018 con l'apertura e inaugurazione del nostro ponte. Grazie a tutti e buona giornata. E che questa struttura non faccia una fine tipo analoga a quella. Sono un tecnico, per cui so come vanno i lavori pubblici, so le problematiche, la burocrazia che ingessa totalmente su certe tematiche, anche frivole. E però una cosa chiara che abbiamo avuto oggi è che c'è una unità di intenti a livello politico, e questo mi fa molto piacere, perché al di là delle tendenze politiche che uno possa avere, ho visto che l'unità di intenti è di dire dobbiamo risolvere questo problema.